Bene, mi sembra tutto molto interessante. Dottor Tarquinio, passiamo a lei. Marco Tarquinio, direttore di Avere. Infermiere, gli dico, adesso poi con Papa Francesco è facile, tengo infermiere all'ospedale da campo. Ma partirei, devo dire che infatti ci avete invitato a fare. Autoreggenti, fate bene, insomma, come analisi, siete assumibili anche nei giornali. Da dove partire? Io non escludo si cambia mestiere. Allora, io partirei da alcune cose che ho sentito dire che mi provocano molto. La prima è un'idea che parlando con amici che lì lo conosco bene perché sono islamici e soprattutto perché sono arabi, che non vuol dire essere automaticamente islamici, anche se non ci pensiamo a spiegare. Tutti gli arabi abitano il tempo più che lo spazio. Questa è la prima cosa che noi dobbiamo ricordarci. Oggi c'è il Papa Francesco che lo dice anche ai cristiani, dice a tutti quelli che vogliono sentire che il tempo è superiore allo spazio, che contano i processi. Diciamo che nella cultura araba questo è un dato fondamentale. Ci misuriamo con un mondo che è stato diviso in spazi assegnati da quelli che ragionano sullo spazio, che eravamo noi, che avevamo perso la saggezza del tempo, delle grandi guerre, soprattutto la prima del Novecento, che ha ridisegnato anche il vicino oriente, i protettorati, i luoghi assegnati. Ma le persone vivono fedeltà nel tempo, sono fedeltà familiari, sono fedeltà che si allargano ai cerchi super familiari, tribali, non in senso aspettativo, nel senso. Questa è la realtà che noi confrontiamo. E tutto quello che sta accadendo è qualcosa che abita il tempo. L'ha detto bene anche il capogruppo. Io credo che la data d'inizio, per mia esperienza di cronista, magari riuscire a pensare diverso, tutto quello che noi siamo immersi è una data, sembra un po' più del 91, più ancora i dati più recenti, più ancora il 2001. Due fatti però metti insieme, la prima guerra del Golfo e la vittoria del FIS in Algeria. Paradossalmente comincia più in Algeria che nello scacchiere, comincia più in Nord Africa, più vicino a noi di quanto pensiamo, con decine di migliaia di sgozzati. Nasce come guerra civile islamica che si globalizza e in quella fase non ancora e non soltanto sulla portata storica fra sunniti e sciiti, ma nel confronto fra l'Islam e la modernità, o le libertà, così come sono declinate contatto, nel contrasto, nel contagio con l'Occidente. Questo è un pensiero che mi accompagna da tempo, ha coinciso con una fase cruciale del mio lavoro di giornalista e non riesco a rimuoverlo mai. Comincia lì, fra l'altro uscita di ricordi, il primo attentato, tentativo di attentato alle due torri, lo sceicco cieco, tutte le dinamiche che si innescavano sui seguiti della vicenda afghana, dopo l'invasione sovietica, tutto ciò cambia, ancora un po' più indietro nella nostra memoria. Quindi è qualcosa che sta incubando. Da tempo ha trovato linguaggi sempre nuovi, una profondità sempre nuova di penetrazione nel vissuto arabo-islamiche e non solo arabo. Nell'Asia, su guerre civili che si combattono, la famosa terza guerra mondiale, si combatte anche nelle Filippine, si combatte dentro l'Indonesia che pure ha una capacità di tolleranza molto più accentuata di altri di questi altri più grandi paesi clave del mondo. Quindi questo è il quadro iniziale che abbiamo davanti. Poi vediamo a noi però. Nel 2015 l'Europa scopre che tutto questo che sta accadendo non è una guerra di altri, ma è qualcosa che lo riguarda, che la riguarda profondamente. E lo scopre non perché venga colpita una degli obiettivi che la propaganda islamica fondamentalista indica, non hanno colpito l'Europa. Nell'immaginario islamico fondamentalista, Roma è una delle mete, caduta la seconda Roma, deve cadere la prima, poi cadrà anche la terza, che è Mosca. Non hanno attaccato Roma, hanno attaccato la Francia, perché c'è insediamento forte di seconda e terza generazione.
reazione, perché sono i sentimenti più pronunciati, questo fa parte dell'analisi sociologica. Hanno scelto la Francia perché la Francia è oggi dentro il tempo della guerra islamica, non è solo fisicamente nello spazio, forse c'entra adesso, ma è nel tempo della guerra che si sta combattendo in Vicino Oriente dall'inizio. È stata una delle micce che hanno scatenato questa fase nella quale siamo immersi. Si è tenuta fuori dalla vicenda irachena, ma in quella siriana è probabilmente la potenza più responsabile di tutti del miscuglio esplosivo che è stato innescato. L'attacco finale, tra virgolette, del regime di Assad, regime intollerabile, perché io non sono un difensore, un guardiano delle dittature, non dimentico neanche una delle stragi che Assad ha provocato in questi anni. Andate con la memoria a quello che è accaduto in Libano, possiamo mettere anche questo tra parentesi, con questo signore con cui oggi bisogna fare i conti per forza di cose, una condizione data, bisogna ricordarsi che è questa la storia di quella famiglia e di quel regime. Dicevo, la Francia è dentro, profondamente dentro la guerra siriana. La fase vorticosa degli ultimi 5 anni sono i servizi segreti francesi, credono che raccolgono, totalmente, non sono i francesi. Cose le scriviamo sui giornali tanti, da parecchio tempo, e la Francia viene attaccata perché è dentro il tempo della guerra, già adesso, non è perché lo scopre l'Olanda adesso. Il problema di Hollande è che dichiara una guerra in cui si ritrova solo, senza Europa, e non ha nemmeno le forze per combatterla. Abbiamo pubblicato un'analisi da alcuni giorni fa, in questo momento la Francia ha 7.000 uomini spenditi, con i fronti aperti, anche per colpa sua, che è quella crisi libica, sparsi per l'Africa in diversi scenari, Mali, Niger, Repubblica Centrafricana, che sono una macro regione nella quale è costretta a tenere i brandelli della situazione che ha creato per 180 anni fa. Questo è lo scenario. Io credo che di fronte a questo scenario sono poche possibilità per un'Europa che voglia comprendere il processo che c'è da governare. Accedere alla logica della guerra totale con l'IS o Daesh, cominciamo a chiamarlo così, anche se è un modo dispregiativo di chiamarlo. Però in arabo, però bisognerà che cominciamo a usare non la loro propaganda, ma usare altre armi per interpretare quello che accade. Accedere all'idea di una guerra totale significa due cose: che se va fatta sul terreno, prima o poi andrà fatta perché vanno sradicati dalle regioni dove si sono insediati, non potrà mai essere una questione soltanto russo-americana o occidentale europea. E questa è la parte difficilissima della questione. Se sarà ancora questa noi e loro, sarà solo l'inizio della prossima guerra, anzi la continuazione di questa stessa guerra in un altro modo. Quello che è accaduto in tutti questi anni che abbiamo alle spalle dal 1991 a oggi. Questo significa che bisogna riuscire a ottenere questa composizione fra l'Arabia Saudita e l'Iran, oppure significa tirare pesantemente in campo la Turchia di Erdogan, oltre che l'Iran che ci giocherà la partita, l'Iran la giocherà comunque, tra l'altro per continuità territoriale, ma c'è bisogno di una potenza sunnita, forte, riconoscibile, riconosciuta dalla Umma. E questo è il cammino che io non so come verremo a capo. L'alternativa ancora a tutto questo è puntare su un altro processo, sapendo che comunque la liberazione dei territori oggi occupati dal califfo bisognerà arrivare. Io su questo, da uomo che ama la pace e che vede questa china sulla quale siamo incamminati con i capelli letteralmente dritti, credo che l'unica altra via da percorrere è quella che sta cercando di percorrere la diplomazia pontificia, lontano dai riflettori, lontano da tutto,
intessendo un dialogo che va a incidere su quel fattore tempo che vi dicevo, su quel risentimento profondo, nella quale sì, è ravvisabile uno scontro tra due sguardi del mondo, ma non è uno scontro, è proprio due sguardi sulla realtà, tra quelli che pensano che le cose si risolvano occupando lo spazio e quelli che credono che bisogna abitare il tempo, soprattutto in questi tempi. È un altro modo di interpretare, perché io non credo alle guerre di civiltà tra gli uomini e le donne, credo in visioni diverse che entrano in conflitto. Ed è la via di un dialogo a tutto campo, che assume quello che il procuratore nazionale antimafia, Giusto Sciacchitano, ha raggiunto, scriveva pochi giorni fa, qualche settimana fa, su Avvenire, che assume un punto di vista islamico come parte del dialogo che dobbiamo svolgere. Questo noi possiamo fare, amici miei, solo dicendo un'eresia, laicamente ma usando delle categorie religiose, quelle che noi oggi abbiamo tolto dal dialogo, dalla possibilità del dialogo tra le parti in campo, e per cui ci manca un pezzo d'alfabeto. Ci manca un pezzo d'alfabeto per capire l'evoluzione possibile del diritto in quei paesi. E guardate che non è un accessorio della vicenda che stiamo vivendo. Io riparto da lì, dall'Algeria, perché lì è stato lo scontro, era sul ruolo della donna nella società, quello che si riproduce oggi in Tunisia, quello che si riprodurrà inevitabilmente ovunque. Dobbiamo riuscire ad avere un alfabeto minimamente comune. E se togliamo tutte le parole religiose dal dialogo, non procederà, mettiamoci bene in testa. È un pensiero un po' elementare, ma credetemi, non lo è qua così tanto. Io poi credo che ci siano altri atti però concreti che si possono fare. Questa guerra va combattuta innanzitutto con degli atti di coraggio che sembrano debbano costare molto, invece costano evidentemente tanto perché non lo stiamo facendo. Tra le mosse che Caraccio mi indicava, la prima, liberiamoci dalla funzione militare. Io dentro la funzione militare metto anche i rifornimenti di armi che l'Occidente sta continuando a dare alle parti in causa per tirarci tutti. Guardate le armi che vengono usate negli scenari. Medio Oriente. Sono le nostre armi. Sono armi russe e sono armi occidentali, sono un sistema d'armi occidentali. Pochi giorni fa, non significa molto, è stato sequestrato un carico che aveva pensato che erano giocattoli e nascosto in fondo c'erano 170 carabine con 200.000 palline. Che volete, sono armi giocattoli, sono armi di precisione, altissima tecnologia, di produzione tedesca, che venivano mandate attraverso la Sardegna in quei paesi perché vengono utilizzate nelle battaglie urbane, sono armi utilizzate nelle battaglie urbane di grande precisione e della potenza giusta per quel tipo di scontro. Noi non ci rendiamo neanche conto, cioè andiamo dai sistemi satellitari da miliardi di dollari a questi strumenti di guerra che continuiamo a fornire noi, non altri. Negli ultimi anni, negli ultimi 7 anni, adesso vado a memoria, non ricordo bene i dati, oggi ho fatto fare una serie di articoli. L'export europeo nei confronti della regione medio orientale è cresciuto fino al 35% del totale, era già poco meno di un quarto del nostro intero commercio di armi, parlo come sistema europeo. Ognuno ha la sua parte di responsabilità. Voi sapete che cosa è accaduto con la legge sui controlli sono stati affievoliti i controlli in questi anni, noi abbiamo puntato l'indice più volte da fare avvenire su questo dato che molti parlamentari hanno denunciato. Oggi non è possibile sapere quello che si poteva sapere 20 anni fa, tranquillamente, su come si pongono queste transazioni, quali sono le banche di appoggio, non si sanno più, non si riescono a capire le triangolazioni possibili, ce ne sono tante. Questa è una parte che ci riguarda direttamente. Come sistema paese ci riguarda anche, vabbè, io lascio perdere la parte del coordinamento di forze di polizia, sono più titolati di me a parlarne, e il riconoscimento degli amici e dei nemici è già stato detto abbastanza, mi sembra inutile tornarci sopra, anche perché bisogna che ci rendiamo conto abbiamo usato aggettivi insensati per molto tempo. Io sono uno di quelli che non usa mai l'aggettivo moderato quando parla di un islamico, non
come non uso l'aggettivo moderato quando parlo con cristiani. Cioè, quella persona se crede, crede, se non crede, non crede, deve però vivere in maniera civile, e questo è il suo sentimento religioso, e deve essere capace di contemperare l'accettazione del diverso da sé e dell'altro. Cioè, questa è moderazione, io penso che non sia moderazione questa, anzi, siamo sull'altro tutt'altro che moderato nel vivere una fede. Quindi, però bisogna sapere che ci sono delle portanti con le quali dobbiamo misurarci. Continuare a chiamare moderati portabandiera del bahamismo, io francamente non riesco a capirlo. Appunto là così. Questa è una cosa che può stare in cielo e in terra. Vediamo quali sono gli esiti. Perché il fatto che paesi che sono dominati da una visione di questo tipo, da governanti che hanno una visione di questo tipo, continuano a sostenere materialmente, in mille modi, con sostegno finanziario e con sostegno logistico e militare, dal Qatar fino alla Turchia, fasi diverse, modalità diverse, la fase dell'insediamento per la prima volta di questo problema che nel tempo, nello spazio, che è il califfato, questo tentativo è in corso, è sotto gli occhi. Quindi gli amici e gli amici bisogna sapere di conoscere bene. L'ultimo punto riguarda i media, su questo una parola voglio dire. Aggancio alla questione degli bastardi, intollerabile, è reiterata, perché l'aggettivo è tornato e più ci fanno la morale spiegando che dovremmo capire dal punto di vista semantico che cosa significa bastardi. Non siamo così scemi da cadere in questo dibattito. Credo molto semplicemente del giornalista, abbiamo un ordine, dovremmo anche sapere interferire se aggiungere qualcosa. Questa è un'opinione molto personale, che porta avanti da tempo. Ma credo che noi giornalisti abbiamo un'altra responsabilità, è molto diverso il fenomeno terroristico rispetto a quello che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle in questi anni di giorno. Però sono problemi che investono la stessa maniera, anzi amplificata, vista la perversità dei mezzi, la molteplicità dei canali attraverso i quali raggiungiamo oggi l'opinione pubblica, la cooperazione del sistema mediatico, la guerra del terrore, proprio nel momento in cui Daesh più in difficoltà sul terreno e rilancia con un'operazione che è come aver conquistato l'intero Iraq, lì dal punto di vista simbolico nei confronti di chi guarda, di chi trema, di chi esulta. Io non dico che il sistema mediatico debba silenziare, perché questo sarebbe immaginabile, però oggi titolavo in prima pagina sulla cultura della paura, cioè questa catena di allarmi che anche il sistema mediatico sta rilanciando a più non posso, non fa altro che aderire a una lesione alla logica del terrore totale, senza ammortizzatori, quasi con una volontà. La copertina di Panorama di stamattina, per chi l'ha vista, una piazza San Pietro messa nel mirino, in un mirino, un grande mirino, sembra un delirio, fuori vedere. Credo che qui Lucia, anche la nostra categoria, dovrà tornare a fare una riflessione proprio come quella degli anni in più, che non è un caso che anche in quella vicenda la fase più efficace, profonda di risposta alla minaccia terroristica venne quando anche il sistema mediatico cooperò a non assecondare in tutto per tutto la propaganda. Grazie, Marco Tranquilla, direttore di Avvenire.